Se il prossimo relatore non si offende per la presentazione, direi direttamente dal set di Avetrana il professor Massimo Picozzi. Non mi offendo. Però sto in piedi. Non mi offendo. Anche perché oramai è diventato davvero un set in cui non si distingue più assolutamente nulla. Stavo pensando, mentre parlavate di Cannibale, io ho avuto l'indubbio piacere di conoscerne qualcuno, uno di questi è il buon Gianfranco Stevanin, e devo dire che poi la conoscenza diretta è molto meno interessante che non la rappresentazione simbolica. Argomenti di cui parlarvi oggi pomeriggio, ringraziando per l'invito, ce ne sono tantissimi. E devo dirvi peraltro che io ho iniziato la mia carriera di criminologo praticamente per caso, un paio di mesi prima di laurearmi in medicina, in una di quelle classiche partite a pallone tra detenuti e liberi, quelli in cui di solito i liberi rischiano gli stinchi perché finalmente i detenuti si sfogano, conobbi un personaggio a bordo campo che poi era destinato a diventare il futuro direttore di un carcere di massima sicurezza. Appena laureato e mi sono ritrovato giovanissimo medico, anziché a fare sostituzioni e prelievi, a fare il direttore sanitario di un carcere di massima sicurezza. E nei primissimi anni della mia vita ho incrociato personaggi come Vallanzasca, Epaminonda, i palestinesi dell'Achille Lauro, Sofri, Bonpressi, Tortora, il suo grande accusatore, non so se ve lo ricordate, quel tal Gianni Melluso, detto Gianni il Bello. Per cui il mio impatto su violenza e tutto sommato anche il tentativo di trovare spiegazioni, perché poi questo è il mio mestiere. Io ho un lavoro diviso esattamente in due parti quando scendo sul campo. In un caso è quello di affiancare gli investigatori, sia nell'elaborare dei profili psicologici di sospetti, assassini che ancora non si conoscono, sia di partecipare alle investigazioni, agli interrogatori. E poi l'altra parte è quella poi di arrivare in processo, in tribunale, e decidere se quella persona che ha commesso quel fatto fosse capace di intendere o di volere. E quindi, in buona misura, se fosse libero di determinarsi al momento in cui compiva un delitto. Diciamo che negli ultimi 10 anni ho incontrato i personaggi più tristemente famosi per le cronache, e vi assicuro che io avrei avuto sempre un grande piacere dall'uscire da quegli incontri con la certezza che in quelle persone che avevano commesso delitti terribili ci fosse uno stigma, qualcosa che li distinguesse chiaramente da me e da voi. Che fossero le bestie di Satana o le tre ragazzine di Chiavenna, Erika Omar piuttosto che la Franzoni, i due vicini di Erba che hanno distrutto una famiglia, oppure l'ultimo di Avetrana. Vi assicuro che in realtà purtroppo per me non ho mai trovato questa netta distinzione, e forse non è un caso se la mia tesi di specialità in criminologia io l'ho interamente dedicata a un romanziere svizzero che si chiama Dürrenmatt e soprattutto a un romanzo che è La Promessa. Non so quanti di voi l'hanno letto, forse qualcuno ha visto il film con Jack Nicholson, ma in realtà la mia tesi era Dürrenmatt e l'apologia del caso in criminologia. La storia della Promessa è estremamente semplice: c'è un commissario che investiga su un serial killer pedofilo, e naturalmente in questa sua investigazione pian piano questa sua investigazione diventa una vera e propria ossessione, i suoi colleghi lo mettono ai margini, lui si occupa soltanto di questo, viene isolato, tutti i suoi tentativi di arrestare il colpevole vanno a vuoto, alla fine ha un'intuizione, è convinto di poter arrestare il serial killer e i suoi colleghi gli danno una mano soltanto per pietà, perché oramai è veramente diventata una caricatura, gli danno quest'ultima occasione, fanno una sorta di imboscata, non si presenta nessun assassino e il nostro pian piano finisce rovinato nell'alcol e poi finirà a morire. Il libro si conclude con l'intervista, il resoconto di una vecchietta sul letto di morte che, mentre si confessa prima di morire, dice: sapete, a chi l'assiste, io ho un grande cruccio nella mia vita, io ho un figlio che ho scoperto essere un serial killer e mentre stava andando a fare la sua ultima vittima ebbe un incidente stradale e morì. E questa è
trasferita però nella realtà di cui mi occupo, non è che le cose vadano in maniera molto più confortante. Vi racconto un paio di storie. Una è successa negli Stati Uniti, una è successa a una caro amico che faceva all'epoca il commissario della squadra mobile a Venezia. La prima è talmente eclatante che l'hanno presa come spunto anche per un film e funziona così. Siamo nel 1994 a San Diego in California, c'è la convention annuale dell'American Board of Forensic Science, che è il massimo organismo di scienze forensi americano. Potete immaginare come i medici legali possano affrontare le scene sociali, cioè raccontando cose che gli psicanalisti in realtà non riuscirebbero mai a raccontare. Se avete presente soltanto chi ha mai visto una puntata di CSI e sa che il protagonista colleziona mostri, mostrini, ragni, larve, eccetera, eccetera, e comunque è convinto il presidente di turno che quella sera riuscirà a fare un racconto che farà star zitti tutti i colleghi, e in realtà ci riesce e racconta questa storia. Successa a un suo collega, il quale coroner si vede arrivare sul tavolo delle autopsie il cadavere di un giovane uomo accompagnato da una cartelletta dove c'è scritto morto per suicidio da defenestrazione. Comincia a leggere tutto l'incartamento. Certo che c'è qualcosa che non funziona, perché da defenestrazione non ha un segno salvo una pallottola in testa, e quindi come suicidio e defenestrazione non ce ne sta. Comincia a leggere e scopre che effettivamente questo signore era salito sul tetto di un condominio, si era lanciato, soltanto che mentre passava si è lanciato, ma non sapeva che all'ottavo piano c'erano delle reti di protezione per chi stava lavando i vetri. E soltanto che nel transitare dal decimo all'ottavo, passando davanti al nono, qualcuno l'ha sparato alla finestra centrandolo in pieno. E quindi a questo punto il nostro coroner, che doveva mettere comunque la diagnosi sul suo fascicolo, per cui gli arriva come suicidio, ma in realtà che cos'è? Il vero problema non è tanto quindi e soltanto se si sia suicidato o qualcuno l'abbia ucciso, ma chi diavolo sia stato. Hanno un po' di difficoltà a capire da dove sia stato sparato il colpo, perché sulle reti di protezione questo si è mosso. Alla fine riescono a risalire alle finestre di un appartamento, l'investigatore arriva, suona alla porta. Ed esce un vecchiettino tremante, e dietro la moglie vecchiettina anche lei. Li interrogano e a un certo punto, messo le strette, il vecchietto confessa, dice sì, effettivamente, io sono circa 20 anni che quando litigo con mia moglie vado in camera da letto e prendo la pistola, poi torno e minaccio mia moglie. L'investigatore dice assolutamente, vabbè, è ovvio, che devo fare, hanno litigato, inavvertitamente è partito un colpo che ha centrato questo ragazzo che volava. Stanno per portare via il vecchietto, che però fa resistenza, non è convinto, e allora gli dicono, ma che ha altro da raccontare, c'è qualcos'altro che non mi ha detto, sua moglie sapeva, dice no, il problema è che io litigo da 20 anni con mia moglie, ma non ho mai messo il caricatore nella pistola, non c'erano proiettili dentro. E allora a questo punto il problema è chi diavolo abbia armato la pistola. Passano un paio di mesi senza che si sappia nulla, alla fine salta fuori un testimone il quale racconta di sapere come sono andate le cose e racconta che quella coppia anziana aveva un figlio, assolutamente un fannullone, un farabutto, tossico, che ripetutamente e periodicamente saliva dai genitori, li minacciava, li ricattava per avere dei soldi. E praticamente in una delle ultime occasioni era stato cacciato fuori in malo modo dalla madre e a questo punto aveva deciso di vendicarsi. Sapendo che il papà aveva quell'abitudine di litigare con la mamma con la pistola, ci aveva infilato i proiettili nel caricatore, pensando a questo punto io risolvo tutti i miei problemi. Papà litiga, spara, la mamma muore, lui finisce dentro e io eredito tutto. E questa è già bella, adesso vi preparo il gran finale. Il gran finale è che naturalmente i maledetti genitori da quella sera smettono di litigare. Il nostro carissimo amico figlio comincia ad andare sempre più in difficoltà, non ha una lira per pagarsi la roba, finisce in depressione e una bella sera sale al decimo piano, si butta giù e in quel preciso istante il padre ha ricominciato a litigare con la madre, parte il colpo e c'entra il figlio che si era buttato giù dal decimo piano. Punto. Questa non è una barzelletta, è successa a San Diego nel 1994.
E questo è il caso americano. Il caso italiano, beh, ce ne sono due, ce n'è uno olandese e uno italiano. Il caso italiano succede nel 2001-2002, succede a San Stino di Livenza, che è un paesino vicino a Vicenza, e dove quando trovano il cadavere di una giovane ragazza a apparente età intorno ai 20 anni, in un canalone asciutto a lato dell'autostrada, la ragazza è nuda, morta, strangolata, ha soltanto una felpa appoggiata sul torace. La felpa ha un logo e da quel logo si comincia a fare indagini. Il logo sulla felpa è quello di un noleggio di sci di San Candido. Polizia sale, interroga il proprietario di questo negozio, il quale dice: sì, è vero, la riconosco, io ho fatto fare due felpe promozionali con il logo della mia rivendita e l'ho data ai miei due commessi. Il primo tira fuori la sua felpa, il secondo comincia a balbettare. Si capisce che effettivamente sta arrampicandosi sugli specchi, racconta che l'ha perduta, poi che l'ha messa a lavare, che poi l'ha prestata, alla fine dice: sì, no, guardate, confesso, quella felpa è mia e anche la fotografia della ragazza che mi mostrate la riconosco. Si chiamava Carmen Wiese, era una ragazza di Innsbruck di 19 anni che io ho conosciuto in discoteca, è venuta dall'Austria a San Candido, Dolomiti, una sera a ballare, abbiamo fatto amicizia, abbiamo cominciato a bere e poi racconta che di lì lui ha interpretato i segnali di questa ragazza come una sua disponibilità, la ragazza ha congedato l'amica dicendo: torna pure a Innsbruck che io mi fermo qui, e alle 3:30 di notte sono andati tutti e due, ragazzo e ragazza, a casa di lui. A casa di lui mangiano qualcosa dal frigo, poi a un certo punto non si capisce che cosa accade, ma probabilmente il nostro ragazzotto, che si chiama Florian, deve esserci andato giù pesante e lei si è offesa e a un certo punto ha preso la porta di casa, ha sbattuto la porta e si è allontanata. Il racconto del ragazzo di Florian è questo: non ho capito perché si sia arrabbiata, comunque alla fine io ho cercato di rincorrerla e di darle la felpa perché siamo a novembre a San Candido alle 3:30 di notte, quindi staranno 10 gradi sotto zero. Il problema è che la polizia non gli crede, perché ci sono due fatti. Il primo è che quando fanno l'autopsia alla ragazza trovano un contenuto gastrico compatibile con il cibo che lei ha mangiato a casa del ragazzo e dai tempi della morte dicono: no, quando questa ragazza è morta stava in compagnia tua. La seconda, ben più secca e incriminante, è che Carmen aveva in tasca un cellulare che nel momento in cui Florian la strattona, la aggredisce, parte una comunicazione per la migliore amica di Carmen, che non è in casa, però c'è la segreteria telefonica e rimane registrata tutta l'aggressione di Florian nei confronti di Carmen. A questo punto il ragazzo dice: no, io non c'entro, io sì, l'ho lasciata, però era viva quando l'ho lasciata. Lo mettono dentro, un anno per terminare l'istruttoria e siamo alla vigilia del processo, un processo assolutamente blindato. Siamo alla procura tribunale di Merano. Il giorno prima del processo succede che la polizia tedesca arresta un tizio, è sulle tracce di questo tizio che si chiama Frank Tader da parecchio tempo, perché lo sospetta di essere un serial killer. Lo pigliano praticamente nel momento in cui si disfa del cadavere di una prostituta e lui confessa di aver ucciso più volte, confessa di aver ucciso una prostituta caricata a Vipiteno e scaricata dopo 600 km a Rosenheim, e poi confessa di aver ucciso un'altra ragazza scaricata a San Stino di Livenza, il cui nome era Carmen Wiese. Non c'è motivo perché lui racconti questa cosa, allora i magistrati italiani si fiondano in Germania, interrogano questa persona e questo dà tutta una serie di particolari per cui è certissimo che abbia aggredito Carmen Wiese. Conclusione, alla fine processo, cos'era successo? Era successo che veramente Carmen era scappata dalle grinfie di uno che voleva molestarlo alle 3:30 di notte, aveva fatto 400 metri per andare a un incrocio, facendo autostop e beccando l'unico camionista serial killer austriaco che passava di lì per caso. Punto. Ultimo aneddoto sulla casualità, per cui oggi ho poco da darvi di certezze, ma proprio neanche un po'.
E devo dirvi che questi processi, compreso lo show di Avetrana, ogni tanto mi sorprendono perché sento andare interpretazioni a ruota libera dalle microespressioni facciali di Ekman, piuttosto che dando certezze che se uno guarda nell'angolo in alto a sinistra mentre si stropiccia il naso allora vuol dire che mente, e amenità simili. La terza è successa ed è stata pubblicata qualche anno fa sulla rivista più importante del settore scienze forensi, che è il Forensic Science, il Journal of Forensic Science americano. E anche qui capita che venga trovata un ragazzo olandese, siamo in Olanda. Questo viene utilizzato come esempio della serendipity nelle scienze forensi, che passano per essere certe, ma in realtà lo sono ben poco. Un ragazzo olandese tutti i sabati sera va a cena dalla mamma, studente universitario, quel giorno va e trova la mamma a terra, morta, soltanto un piccolo rivolo di sangue che a livello della testa, la portano in obitorio, autopsia, prima dell'autopsia una risonanza, total body, si vede che in Olanda c'hanno soldi da spendere, da noi al massimo una radiografia e via quando la si fa. E a un certo punto, perché non riescono a capire evidentemente di cosa sia morta prima di aprirla, e scoprono una strana cosa. Nel globo oculare, con penetrazione nel cervello, ci sta una bellissima BIC, di cui non si vede nulla all'esterno. Nel senso che si scopre, poi andando a cercare bene, che è penetrata e anche il classico tappino del fondo della biro, c'è un edema della palpebra e non si vedeva, poi guardando bene si scorge. Naturalmente c'è una divisione subito immediata tra gli investigatori che parlano di delitto e i medici legali che parlano di incidente. Naturalmente il caso rimane aperto, il figlio viene un po' indagato ma non ci sono prove, tutto rimane bloccato così finché dopo 3 o 4 anni contemporaneamente escono 2 testimonianze. La prima è un portiere del campus universitario che dice di aver sentito un gruppetto di ragazzi che parlottava fra loro, e uno di questi in particolare si vantava di aver ucciso la propria madre sparandole una birobic con una balestra. E contemporaneamente arriva una segnalazione più o meno anonima da parte di una psicoterapeuta che aveva in carico quel ragazzo, che dice: il mio cliente, il mio paziente mi ha raccontato di aver ucciso la madre. E a questo punto il ragazzo viene messo in carcere. In una maniera del tutto empirica, a questo punto si decide di vedere se è possibile sparare una bicca con una cannuccia. Il tutto però rimane bloccato perché dal punto di vista etico non è che sia poi così semplice e facile prendere cadaveri da sforacchiare con le balestre, per cui per qualche mese si fermano. Poi decidono che tutto sommato, visto che, non so se oggi se ne è parlato, mi è fuggito, ma il parente più prossimo dell'uomo su un tavolo d'obitorio non è la scimmia, è il maiale. Forse qualcosa ci dovrebbe dire, ma comunque il maiale viene utilizzato come sostituto per la resistenza cutanea, eccetera. E a questo punto qualcuno prende una bella balestra e comincia a sparare bic. Ci sono delle foto in bianco e nero sul Journal of Forensic Science, belle perché in realtà non si vede nulla di particolare, si vede la cavità orbitaria vista dall'interno una volta liberato, fatto una bella sezione ossea. E si scopre che naturalmente nessuno avrebbe potuto uccidere sparando una bic con una balestra. Perché? Soltanto la sperimentazione permetterà di... Se vedete le foto sono assolutamente impressionanti, perché scoprono che nel momento in cui una bic classica con la cannuccia e il refill entra in una struttura che fa resistenza, succede un fatto modello antenna telescopica della radio sull'auto. Che nel momento in cui la cannuccia si ferma, il refill esce di un pezzetto. Continuano a fare queste prove e in realtà scoprono che questa cosa non è possibile. Quindi alla fine il ragazzo, che era già in attesa del processo, viene scagionato, e la risultanza finale è che quella povera donna era inciampata infilandosi da sola una birobic nell'occhio. Detto questo,
e raccolta la vostra attenzione sulle storiacce, e tornando sul discorso violenza e aggressività, una cosa che poi ne parlavo prima anche con qualche collega, è che i casi di cronaca più eclatanti che sono avvenuti negli ultimi 10 anni in Italia vengono immediatamente, per un nostro bisogno umano comprensibile, letti secondo chiavi generali, come se un caso, sto pensando alla Franzoni, alle bestie di Satana, ad Avetrana, potesse essere così emblematico di una tipologia da prestarsi a letture generaliste. In realtà sono tutti casi eccezionali. Satanismo. Ecco, io queste cose spero di riuscire a trasmettervele, perché io le ho vissute in prima persona con grande disagio, per cui ho periziato sia le 3 ragazzine di Chiavenna che uccisero la suora in nome di un sacrificio, eccetera, eccetera, che le bestie di Satana. E naturalmente mi sono trovato fiondato in mezzo a interpretazioni di sette sataniche, cupole, terzi livelli, asse, Torino, Vienna, non mi ricordo più cos'è la terza, mi pare nel paese dell'est. Tutta una serie di stereotipi, ma pesantissimi. Tenete conto che la grande schieramento che ci fu ad esempio su questa vicenda satanista fu tra 2 grandi gruppi. Uno sta a Torino, che è il CESNUR, che è un centro di studio dei movimenti religiosi alternativi coordinato da Massimo Introvigne, che è un avvocato che ha dedicato tutta la sua vita allo studio delle sette ed è talmente apprezzato che fa il consulente anche all'FBI, lo hanno chiamato successivamente alla strage di Waco, quando l'FBI assediò un gruppo di deficienti utilizzando razzi incendiari in una fattoria e mandando a fuoco tutto, e ci morirono anche 8 bambini. Quindi c'è questa persona che è assolutamente uno scettico, nel senso che non nega l'esistenza di gruppi satanici che possano combinare sciocchezze, ma dice sono gruppi occasionali. Dall'altra parte c'è il GRIS, che è filiazione di orientamento cattolico, e quelle che sono le loro versioni sono veramente strepitose. Da un lato si parla di 2, 3, 4 gruppetti, 50-60, secondo il GRIS i satanisti in Italia sono 1,5 milioni. Facendo il paragone, non lo so, cioè vuol dire che qui dentro ce n'è sicuramente più di uno. Con percentuale. Non ho capito perché proprio l'immagine meno satanica. È vero che il male si annida ovunque. Appunto, è vero che a parlare di maschere poi uno mette sulla maschera della persona paciosa, poi chissà poi cosa combina. Però il vero discorso è naturalmente... siamo non lontani da Bologna. Non so se voi sapete che state tutti ancora pagando l'ingiusta detenzione a Marco Dimitri. Bambini di Satana, lo stiamo ancora pagando tutti perché sembrava chissà che cosa. Però nella discussione legata al bene o male, malvagità, libero arbitrio, effettivamente il tema satanismo è qualcosa di clamorosamente equivoco, ed è ancora, salterà fuori ancora nelle cronache fra pochissimo, perché ci sarà di nuovo la ripresa del caso di Rignano Flaminio, la scuola dove ci sono stati gli abusi satanici rituali. Non so se voi conoscete il caso della Macmillan School negli Stati Uniti, che è stato un caso famoso negli anni '80, che dovrebbe interessare, cioè poi gli psicanalisti dovrebbero conoscere questa cosa, perché adesso vi spiego il perché. Perché praticamente questa Macmillan School era una scuola gestita da una scuola privata, un asilo privato, gestita da una coppia che fu accusata di rituali satanici, di abusi rituali satanici sui bambini. E tutta questa vicenda fu affidata a consulenti psicologi che fecero una serie di sedute infinite a un numero infinito di bambini, pagate un'infinità di soldi, e naturalmente scoprirono la prova provata di una serie di abusi, così come ci furono negli anni a seguire, durante la psicoterapia, una serie di personaggi, di pazienti, che improvvisamente ricordarono di essere stati oggetto di abuso da parte dei propri genitori, con un paio di suicidi tra i genitori.
per poi chiudere a distanza di 10-15 anni che non c'era mai stato nulla, di nulla, di nulla. La Loftus mi pare che fu una delle consulenti contro questa ondata di interpretazione. Ma è talmente forte questa idea di dover trovare un capro espiatorio, una soluzione semplice e facile, che via dritti così. Sul caso di Avetrana, giusto per fare due parole, io sono francamente un po' a disagio perché dentro ci sono tutti gli stereotipi più incredibili. Discorso validità delle testimonianze, il discorso stile di interrogatorio, vedete, non è un segreto perché ne abbiamo anche, abbiamo visto, gli atti sono anche pubblici. A un certo punto viene interrogato Michele Misseri, gli viene detto con che cosa era morta la nipotina e lui risponde con una corda. Gli si dice se è sicuro e dice sì, una corda. E poi aggiunge, aveva talmente tanti nodi quella corda che ho faticato a sciogliere i nodi. E la domanda successiva è, ma a noi risulta diversamente. Sei sicuro? E lui risponde, sì. Ma guarda che a noi il medico legale ha detto che era una cintura. Allora, era una corda o una cintura? Risposta, e adesso che ci penso era una cintura. Questa è un'altra delle situazioni, così come tante altre vicende. Io che ho avuto appunto, come vi dicevo, la fortuna o la sfortuna di incontrare molti personaggi, il dilemma tra si nasce o si diventa è una questione che mi porto appresso da almeno 25 anni. A lezione in università proietto sempre un video che è un'intervista che è andata su Fox Crime, fatta dalla HBO, che è un canale americano molto famoso, intervista fatta in parecchie ore da il più famoso psichiatra forense americano, si chiama Park Dietz, insegna al UCLA, California. E lui ha fatto questa intervista a un certo Richard Kuklinski. Kuklinski, soprannominato Iceman, ma non perché fosse particolarmente freddo, ma perché congelava i cadaveri, così i medici legali impazzivano a capire l'epoca della morte. Ed è interessante questa intervista sul tema innatismo piuttosto che cultura, o piuttosto eredità o ambiente, per il semplice fatto che poi la conclusione di Parditz, dopo ore e ore di incontro con questo killer, è estremamente semplice. Lui non fa altro che concludere in maniera abbastanza, se volete, banale, che caro signor Kuklinski, tu così un po' ci sei nato e un po' ci sei diventato. Kuklinski è un personaggio eccezionale nel panorama perché da giovane, da ragazzo e fino a 30-35 anni, da psicopatico puro, si è preso i suoi divertimenti e libertà uccidendo un centinaio di persone. Quando ha ucciso un centinaio di persone da psicopatico, lo faceva esclusivamente, e lo racconta molto bene, nel momento in cui aveva la sensazione che qualcuno lo sfidasse. Il concetto di sfida era assolutamente vario. Mi guardi due volte, oppure mi fai ciao, ma non mi piace. Il fatto è che dopo 100 omicidi commessi per piacere, naturalmente qualcuno si è accorto dei suoi talenti, e se ne sono accorti quelli della famiglia Gambino, che è la famiglia John Gotti nel suo splendore, e quindi gli ulteriori altri 100 omicidi, per un totale di 200 casi, li ha commessi come killer della famiglia Gambino. Vedere la sua storia è comunque banale, la conclusione metà e metà, ma è fondata perché il nostro Kuklinski aveva un padre sadico, violento. E in più, peraltro, saltano fuori nella sua storia alcuni episodi drammatici, ma emblematici. A un certo punto lui racconta che il padre, durante una lite, accoltella alle spalle la madre. La madre se la cava, non muore, e lui, 20 anni dopo, si sposa e ha dei figli, e salta fuori che era solito provocare la moglie al culmine dei litigi, dandole in mano il coltello dicendo se vuoi vediamo se hai il coraggio, e gli dava le spalle e si allontanava. Naturalmente il problema della eredità o ambiente spostato in ambito forense non si pone.
nel senso che quando poi noi dobbiamo andare a dare al giudice una risposta su capacità di intendere e di volere, francamente che lui sia più o meno compromesso dai cromosomi o dalla cultura, l'ambiente in cui è cresciuto, non ce ne importa nulla, perché il problema è, per noi è quello di valutare gli spazi di libertà. Non è che sia sempre semplice. Anche qui prima a tavola che i colleghi si discuteva sulla salute e sulla malattia. È chiaro che stiamo parlando di personaggi malati e anormali. È chiaro che non sono sani, almeno io il concetto di salute mi ricordo di averlo imparato quando frequentavo la neuropsichiatria infantile a Milano dalla Guareschi Cazzullo, cioè salute mi ricordo la definizione dell'OMS, magari ancora quella, di pieno sviluppo di tutte le potenzialità fisico-psichiche eccetera eccetera, questi certamente non ce l'hanno. Jeffrey Dahmer, il mostro di Milwaukee, difficile dire che sia un personaggio del tutto sano. Adesso non so cosa voi conosciate di questo uomo, ma è un ragazzo che adesso poi vi dirò anche gli americani come sono riusciti a risolvere il problema di Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer è un ragazzo che a 13-14 anni viene abbandonato ripetutamente dai genitori che si separano, lo lasciano in affido ad altri parenti che lo mollano e lui è già un alcolista a 14 anni. Più o meno alla stessa età scopre di essere omosessuale. Nessuno se lo fila, nessuno gli è amico. Il suo primo omicidio lo commette perché all'età di 18-20 anni dà un passaggio in autostop a un ragazzo che è appena stato a un concerto. Lo invita a casa, gli offre una birra, stanno a chiacchierare e Jeffrey Dahmer non fa nient'altro che chiacchierare, ma per lui in quel momento è il top. Ho trovato un amico. Appena riflette che ha trovato un amico, l'amico gli dice: beh, adesso io devo tornare a casa. E a questo punto lui non ce la fa a lasciare, lo colpisce con un bilanciere, lo uccide e poi mette il corpo in un paio di sacchi, lo porta, si ubriaca, lo porta via in macchina per gettarlo. Naturalmente poi, come sempre in questi casi che sono diventati storie, viene fermato dalla polizia, viene multato per l'ubriachezza, gli dicono: che cos'è quel sacco che hai? E lui risponde: pattumiera. E gli dicono: vabbè, vai, perché si sente l'odore. E lo butta. Qualche anno dopo lui comincia a uccidere, frequenta bar gay dove adesca giovani ragazzi di colore e ne ucciderà 17, facendo di tutto e di più. Oltretutto l'altra vicenda è anche quella che un giorno una coppia di ragazze vedranno Jeffrey Dahmer litigare con un ragazzino di 12-13 anni che si divincola, chiamano la polizia. La polizia arriva e Jeffrey Dahmer riesce a convincere il poliziotto che quello lì non ha 13 anni ma 18, e nonostante le ragazze dicano: guarda che lui non vuole stare, i due poliziotti si convincono che tanto è una questione di omosessuali. E naturalmente due ore dopo il ragazzino verrà ucciso. Lui viene oltretutto arrestato per caso perché, anche qui del tutto casualmente, anni dopo il fratello di questo ragazzino riuscirà a scappare, ma non sapeva evidentemente che Jeffrey Dahmer fosse lo assassino. Riesce a fuggire, inebetito perché è drogato, si metterà a girovagare con una manetta penzolante perché lo aveva. Lui sarà in grado di dire ai poliziotti: c'era un tizio che ha tentato di ammanettarmi, voleva uccidermi. I poliziotti arrivano e anche lì stanno per andarsene, sentono però un odore nauseabondo e entrano e trovano tutto. Lungo discorso per dirvi salute o follia di Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer faceva una cosa con le sue vittime, le addormentava con sonniferi e poi la sua idea era quella di fargli un foro nel cranio con un Black & Decker, poi iniettargli dell'acido muriatico perché non morissero, ma restassero degli zombie che non lo abbandonavano mai. Cioè la sua idea era: prenderò dei ragazzi e li trasformerò in gente che non mi lascerà mai. Naturalmente, salvo uno che si è risvegliato e poi è stato ucciso subito dopo, nessuno evidentemente riusciva a reggere un trattamento con acido muriatico. Naturalmente il concetto sulla salute mentale di Jeffrey Dahmer non si pone. Peccato che per gli standard americani, ma anche quelli italiani, le domande sono state due. Capacità di intendere. Stiamo parlando di un antisociale, quello che una volta si chiamava lo psicopatico.
L'antisociale è persona capace di empatia? No. Era quello che si chiamava un tempo il delinquente morale, cioè la persona priva di qualunque tipo di risonanza affettiva. Ma quel personaggio era capace di intendere che ciò che stava facendo era contro la legge? Sì. E allora la capacità di intendere c'è. Nel momento in cui non aveva sonniferi a disposizione o c'era la pattuglia della polizia che girava intorno alla casa, riusciva a resistere all'impulso di uccidere posponendo l'omicidio? Sì. E allora è anche la capacità di voler. Via. E con questo il Jeffrey Dahmer, non certamente sano, si è preso una piena capacità di intendere e di volere. Dopodiché, naturalmente, gli americani sono ogni tanto molto pragmatici. Lui ha ucciso nel Wisconsin, dove non c'era la pena di morte. E allora è successo questo, che in carcere hanno costruito un gruppo di lavoro fatto di 3 unità. Jeffrey Dahmer, 17 ragazzini di colore uccisi. Un altro ragazzo, uomo bianco, che aveva ucciso la moglie cercando di addossare la colpa a un nero. E uno schizofrenico paranoide nero di 2,20 m. E li ha messi insieme. Poi sono allontanati e sono tornati 20 minuti dopo. Naturalmente lo schizofrenico paranoide si guardava le mani insanguinate, il bianco era già andato e Jeffrey Dahmer se ne va in capo a 2 ore. E questa è la risoluzione della storia di Jeffrey Dahmer. Stiamo parlando evidentemente di soggetti che non sono normali e stiamo parlando di un fatto che per sfortuna di quello che oggi stiamo raccontando, perché non ci sono indicazioni chiare di quanto possa pesare nel comportamento violento criminale l'assetto biologico piuttosto che quello culturale. È molto comodo per noi che facciamo questo mestiere. D'altra parte, tutto ciò che arriva in un'aula di tribunale è estremamente semplificato. I criteri scientifici stanno cominciando a essere introdotti. Non so se voi avete mai sentito parlare della legge Daubert, che è il capisaldo di quello che si utilizza negli Stati Uniti e si cerca di utilizzare anche in Italia. Daubert è una famosa causa, il cognome della signora Daubert, che fa negli anni '80 causa alla Merrell Farmaceutici perché mentre è in gravidanza assume un farmaco che è il Bendettin, che è un'antinausea, che le provoca un feto, un neonato malformato. E da lì viene fuori la fissazione di criteri scientifici per una prova portata. Naturalmente il contenzioso fu, ma è proprio quel farmaco lì a cui si è rimasta esposta per quel tempo lì, aver dato quel danno lì. E negli Stati Uniti, allora a questo punto, vengono fuori queste leggi Daubert, che seguono altre leggi Fry del 1920, in cui si dice che una prova per essere assunta in tribunale, una prova scientifica, deve essere oggetto di validazione internazionale, oggetto di peer review, contenere la percentuale di errore insita nel metodo. La stessa cosa è stata fatta e portata in una sentenza della Cassazione nel 2002 in Italia, dove per la prima volta si è introdotto questo meccanismo. Ecco, voi pensate di adattarlo agli aspetti psicologici, è già un po' dura, eh? È già un po' dura. Comunque, il discorso fondamentale è quello che nel 2002 la sentenza della Cassazione è sul disastro di Porto Marghera. A Porto Marghera scaricano idrocarburi, c'è un incidente e a questo punto alcuni operai si ammalano successivamente di tumori epatici e c'è da vedere se esiste una correlazione diretta tra esposizione a inquinanti per tot tempo e... non vi nascondo che la vittoria dello studio legale contro all'epoca... la vittoria per l'ENI, cioè l'ENI poi vinse la causa, dall'altra parte in procura c'era Felice Casson, avvenne su questo banale fatto che il consulente della procura che affermò che esporsi a quella sostanza per tot giorni sicuramente provocava un tumore epatico, scoprirono con una botta di che lo stesso consulente in un altro processo, in un'altra regione, con la stessa sostanza, agli stessi tempi, avevo concluso esattamente all'opposto. Ma esattamente. Per cui a questo punto, evidentemente, il consulente perse un po' di stima e la cosa andò. Potete immaginare, peraltro, questo come in ambito psicologico sia un problema. Non c'è regolamentazione delle valutazioni psichiatrico-forensi in Italia, non c'è un albo.
In Inghilterra, ad esempio, se voi volete fare lo psichiatra forense con le responsabilità che ne derivano, perché in fondo se io giudico una persona capace o incapace, ci ballano dentro, ci balla dentro la vita. In Inghilterra ogni anno si è obbligati a sostenere un esame di valutazione e aggiornamento. In Italia non è nemmeno possibile allo Stato ipotizzare che il giudice, il procuratore, quando un perito sale, gli si chieda semplicemente cosa hai scritto e quanti casi hai visto, che già sarebbe più che sufficiente a scremare. E questo parlando di psichiatria forense. Andiamo nel settore criminologico, anche perché non sa sinceramente cosa sia la criminologia, è un gran macello. Perché la criminologia è lo studio del crimine, però ci arrivi da giurisprudenza, psicologia, sociologia o medicina. Ed è chiaro che se una perizia lo fa un medico, psichiatra, criminologo è una cosa, se lo fa un sociologo. E devo dirvi che naturalmente, siccome nessuno è insensibile al fascino dei casi clamorosi, ogni tanto vi capita di beccare il collega laureato in giurisprudenza, criminologo che fa la perizia sull'imputabilità nella tossicodipendenza. Per cui è già un grandissimo problema questo, basterebbe probabilmente soltanto questo fatto dichiarare la propria esperienza, le pubblicazioni, la ricerca e il lavoro per avere un minimo di attendibilità. Sul discorso, un cenno che non so poi nemmeno se voi tutti lo sappiate, è il discorso della totale incapacità di mente e pericolosità sociale, che porta all'ospedale psichiatrico giudiziario, vale a dire il vecchio manicomio criminale. Ecco, la condanna, nella semplificazione giornalistica, voi troverete sempre questo, salvato dagli psichiatri, anziché 30 anni di galera, se ne becca 10 di manicomio. Questo nella semplificazione giornalistica, perché la sentenza non è 10 anni, è non meno di 10 anni. Cioè, se io sono incapace e sono comunque pericoloso, io vado in una struttura di cura e custodia, più che di custodia e cura, ma ci vado per il non meno di, ma dopo un anno, due anni, tre anni, io posso chiedere una revisione e valutare se il percorso, i farmaci che ho preso, possano avermi aiutato. Mediamente le madri che uccidono i propri figli e sono riconosciute affette da depressione postpartum e quindi una totale incapacità, e vengono sentenziate mediamente per 8 anni di manicomio criminale, escono dopo 4 e mezzo. E questo mi sembra anche abbastanza semplice, perché se hanno ucciso in un contesto, in una situazione di depressione postpartum, per quale motivo la depressione non dovrebbe guarire? E quindi in realtà c'è questa semplificazione. Capite la responsabilità di uno psichiatra forense che può condannare una persona a 30 anni, condannare, perché poi in realtà è vero che è il perito, è il giudice che fa sentenza, è il giudice che fa il perito dei periti, però nel momento in cui vi nomina, bene o male si fida, e quindi il vostro raccontare che la persona è totalmente capace oppure totalmente incapace sposta, e non c'è nessun criterio oggettivo. Sul piano, e chiudo, delle neuroscienze, negli ultimi tempi in Italia c'è una corrente di pensiero sostenuta soprattutto dalla scuola di Padova, del professor Sartori, il quale ha cominciato, sulla base di studi di neuroimaging piuttosto che, a essere chiamato nei processi. In particolare c'è una sentenza che è stata abbastanza clamorosa, avvenuta l'anno scorso, a gennaio, Assise appello, quindi un secondo grado a Trieste, processo per un omicidio, in cui il vizio parziale di mente fu dato perché il professor Sartori, insieme a un neuropatologo molecolare, dichiararono che quella persona era condizionata da un assetto biologico, sia genetico che di conformazione, eccetera, eccetera, tale per cui. Questa cosa è stata evidentemente stracontestata, e sono quelle cose che secondo me producono un danno incalcolabile a voi che siete qui e volete approfondire. Perché da quello che ho sentito oggi, ma non ne dubitavo, tutti gli interventi precedenti sono stati molto mirati a raccontare le potenzialità degli studi, l'importanza degli studi, ma non a banalizzare.
Per cui quando arriva qualcuno che dice bene, io ti faccio un attacco e con quello non sei capace. Oppure peggio ancora, i miei studi li faccio andando a Castiglione delle Stiviere facendo risonanze alle donne che hanno commesso omicidio o ucciso i loro figli, e da quelle risonanze io cavo la giustificazione per dire beh, ma erano fatte così, non sapevano quello che facevano. Peccato che se io la vado a fare la risonanza dopo 4 anni dal delitto, 4 anni di reclusione e di psicofarmaci, forse francamente è meglio che sto zitto, perché non sto dicendo assolutamente nulla. E nell'ambito dell'applicazione delle scienze ai processi penali, ogni tanto c'è qualcuno che fa le fughe in avanti. E allora ripetere un neo-lombrosianesimo di ritorno e cercare la fossetta occipitale posteriore può soltanto screditare tutti quelli che lavorano al discorso delle neuroscienze in maniera assolutamente seria. E quindi, secondo me, questi pseudo-neuroscienziati sono i peggiori nemici delle neuroscienze. Non a caso a Padova, probabilmente a 2 stanze di distanza, c'è il professor Umiltà, che è ed è il principale avversario del suo collega che sta a 2 porte accanto. E mi pare che il professor Umiltà lo conosciate da come persona assolutamente moderata, sobria ed entusiasta, che non è facile coniugare entusiasmo e un minimo di attenzione. Basta, c'ho qui qualcuno che mi ha lanciato sulla vetrana, che adesso è fermo, sembra soddisfatto, e allora mi fermo qua. Ringrazio. Sì, ma io penso che adesso dirò qualcosa, così chi deve prendere il treno può partire con... Volevo prima di tutto però ringraziare il professore per la sua... Ringraziarlo anche per aver parlato alla fine di questa sentenza, di cui io sapevo qualcosa e avrei sicuramente ripreso l'argomento, perché questa questione sul innatismo oppure ambientalismo pone dei grandissimi problemi, non soltanto dal punto di vista della psichiatria forense. Però io non voglio dire nulla, perché abbiamo mezz'ora e io...